quasi fino al weekend. Buongiorno a tutti cari amici lontani e vicini e benvenuti nel secondo episodio della seconda stagione della serie Eoli e la parola ai turisti. Come avrete già sentito, la canzone della sigla è diversa. Oggi è di Andrea Ricciardo, Lipari, e da oggi fino alla fine della serie la sigla cambierà per farvi ascoltare le meravigliose canzoni degli artisti eoliani. In questa serie targata notiziaria delle Isole Eolie Online, io, Francesca Bertè e Federico Lo Schiavo andremo in giro per Lipari per sapere cosa ne pensano i turisti delle Isole Eolie, in particolare di Lipari. Qual è il posto più bello che avete visitato? Allora, ieri abbiamo fatto il bagno a Lipari, alle cave della Pietra Pomice, e il mare era meraviglioso, sembrava di stare ai Caraibi. Bellissimo, acqua trasparentissima, caldissima, cioè... Very good. Allora, tre cose che vi sono piaciute di più dell'isola. Allora, tre cose che ci sono piaciute. Beh, innanzitutto tre è molto difficile. Però, vabbè, iniziamo col dire, vabbè. Innanzitutto il mare che c'è qui nell'isola. Poi la cordialità, insomma, di tutti gli isolani. E poi un'altra cosa, proprio la natura stessa dell'isola, con i suoi paesaggi e quant'altro. Se possiamo aggiungere magari anche la facilità di raggiungere le altre isole, quindi collegamenti molto facili, appunto riallacciandomi alla cordialità, anche il fatto che tutti sono molto attenti alla persona che magari non è di qua, quindi ad aiutare, disponibili, tutti col sorriso, molto bello. E niente, e il cibo sicuramente ci è piaciuto. Quello senz'altro. Quello. E invece tre cose che non vi sono piaciute? Allora, tre sono difficilissime. L'unica cosa che posso dire, che ovviamente è un punto un po' a sfavore, ma è della natura, quindi non c'entra niente la meravigliosa gente di qua, è il fatto che magari non ci sono spiagge sabbiose, però comunque ci siamo trovati molto bene a prendere anche in affitto delle barche per poter girare intorno, quindi poi si possono trovare dei punti un po' più, diciamo, comodi. Che consiglio daresti per migliorare le Isole Eolie o Lipari? Allora, probabilmente creare un collegamento più diretto dal porto dove arrivano gli aliscafi e i traghetti per arrivare a qualche spiaggia balneabile, perché a piedi mi sa che non ci si riesce ad arrivare. Quindi questo. Grazie. Cosa cambiereste delle Isole Eolie? I motorini che inquinano tanto, troppo, sanno puzza. Bisognerebbe metterli con i motori elettrici, penso. Cercare di sostituirli con motorini elettrici. Con quali mezzi hai deciso di visitare Lipari o le isole? Abbiamo deciso di stare in albergo, di soggiornare in albergo e poi con la barca girare le varie splendide isole del posto. Come e quando avete avuto l'idea di visitare le Isole Eolie? Allora, 11 anni fa, perché la sorella del mio cognato abita a Acqua Calda. E allora siamo venuti a trovarla e da allora ci è piaciuto, è già la terza volta che veniamo e verremo ancora. Avete un po' paura del Covid-19 o siete tranquilli perché qui nelle isole non ci sono stati casi? No, non abbiamo paura, siamo tranquillissimi. Sì. Decisamente. Sì. Sì. Tranquilli. Purtroppo oggi il nostro episodio si conclude qui, speriamo vi sia piaciuto, ringrazio Federico Lo Schiavo. E Francesca Bertè. Noi vi mandiamo un grosso bacio dal sole sempre libero delle Eolie. Arrivederci. Lipari, vuoi passare la notte con me? Siamo fuori dai soliti tren. Ci teniamo per mano da oggi fino al weekend.